Buona giornata e ben trovati per la prima edizione del telegiornale. È stata sequestrata la scatola nera del treno della Trenord che è deragliato ieri mattina poco dopo le 7 alle porte di Milano. Il convoglio con a bordo circa 350 persone è deragliato. Il bilancio è di 3 donne morte, 46 feriti, ma per fortuna quelli che in un primo tempo erano considerati in condizioni critiche non versano in pericolo di vita. Sono stati sequestrati anche tutti i vagoni e l'intera area del deragliamento. I documenti sulla manutenzione. I PM hanno chiesto una superconsulenza a due esperti ingegneri che si sono anche occupati di disastri ferroviari. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con il reato di disastro ferroviario colposo. E sono stati unanimi le dichiarazioni da parte del mondo politico e religioso alla tragedia avvenuta ieri mattina nella stazione di Pio Altiello. Il Papa ha messo in evidenza la sua vicinanza e le sue condoglianze alle vittime e anche di pronta guarigione per i feriti in una lettera che il segretario generale del Vaticano, Cardinale Parolin, ha consegnato all'Arcivescovo di Milano. È intervenuto anche il Premier Gentiloni, il quale ha messo in evidenza che tutte le cose devono essere fatte, ma soprattutto che venga fatta piena chiarezza su quanto è avvenuto. Sentiamolo. Solo di iniziare il mio intervento rivolgendo un pensiero a quello che è successo stamattina vicino a Milano, a Pio Altello, alle vittime di quell'incidente ferroviario, un treno di pendolari, e non solo per esprimere il cordoglio, la vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti, ma anche l'impegno delle istituzioni ad accertare come sono andate le cose, le responsabilità, se ce ne sono, perché io penso che dobbiamo essere particolarmente severi nel garantire la sicurezza dei nostri trasporti e in particolare dei nostri trasporti che riguardano le persone che usano i trasporti per andare a lavorare tutte le mattine. Parliamo adesso di pomodori, eccellenza di capitanata, perché la Confagricoltura di Foggia ha inviato una protesta alla rete televisiva nazionale di Stato per mettere in evidenza che il pomodoro da industria, e specialmente nel territorio dauno, è sicuramente importante, ma non si può generalizzare dicendo che sussiste un fallimento di quasi tutta la filiera di questo settore. Nel bacino meridionale questo comparto è una delle punte di eccellenza dell'industria alimentare italiana. Per quanto riguarda la qualità, i disciplinari di produzione sono adottati come al nord da 20 anni. Il bacino centro-sud, tra l'altro, rappresenta il 60% del fatturato nazionale del comparto. E adesso un'ampia pagina sportiva e cominciamo con la pallavolo, perché questa sera alle 20:30 la Vinicius Volley, la capolista del campionato di Serie C Uomini, affronta l'SD Aliste per un pass e l'accesso ai quarti di finale della Coppa Puglia. Gli ospiti al quarto posto del girone B del campionato di categoria vantano 19 punti all'attivo, frutto di 6 vittorie e 4 sconfitte, mentre la Vinicius Volley è la capolista del girone A. La società ha fatto appello ai tifosi di gremire in ogni ordine di posti stasera il palazzetto dello sport per sostenere i propri beniamini. Adesso il calcio, seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B con l'attesa per il Foggia. I rossoneri di Giovanni Stroppa, dopo la sconfitta subita ad opera del Pescara, cercano a tutti i costi il riscatto nella difficile trasferta di Chiavari contro l'Entella. Ma il tutto si comincia già da stasera con l'anticipo tra Pescara e Perugia. Domani il resto delle altre sfide: Provercelli, Ascoli, Palermo, Brescia, Venezia, Cesena, Avellino, Cremonese, Bari, Empoli, Virtus Entella, Foggia, Parma, Novara, Carpi Spezia, Cittadella, Frosinone e Ternana Salernitana. E prima
prima di chiudere le previsioni del tempo per oggi, partendo dal nord, con maltempo e piogge diffuse tra Liguria, Lombardia e Piemonte, nuvoloso ma asciutto sulle Alpi occidentali, al centro e sulla Sardegna, molto nuvoloso sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia in Umbria, al sud e Sicilia, nubi sparse su Campania, Calabria e Sicilia, soleggiato nel resto della parte sud del nostro paese. Temperature in calo al nord, tra 4 e 10 gradi, stabili al centro e Sardegna 10-14 gradi, mentre al sud 12 e 16 con venti di direzione variabili deboli e mari poco mossi. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento, notizie e approfondimenti questa sera alle 19. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.